Siamo qui con il direttore export di Castello di Torre in Pietra, Christian Lindgren. Allora, benvenuto, raccontaci un pochino, due parole sull'azienda Torre in Pietra. Allora, l'azienda Torre in Pietra intanto è un'azienda bio e siamo nel comune di Fiumicino a Torre in Pietra, un'azienda di 52 ettari e facciamo 11 tipi di vini diversi, 5 bianchi, 5 rossi e uno spumante. L'azienda ha avuto un illustre predecessore, un proprietario importante che è stato Papa Sisto V, ma questo se ne parla nel 1580 circa. C'è anche l'omonimo castello, oltre che l'azienda vinicola. Abbiamo un ristorante all'interno dell'azienda, l'Osteria dell'Elefante, aperto da 2 settimane. E quindi oltre al vino facciamo anche il cibo che abbiniamo chiaramente ai nostri vini. Bene, principali caratteristiche del vostro terreno, del vostro territorio? Allora, i nostri terreni sono molto vicini al mare, quindi abbiamo un fondo prevalentemente sabbioso dove facciamo vermentino, poi abbiamo del calcare e abbiamo un po' di collina, quindi diciamo che abbiamo vitigni internazionali, tipico del Lazio, Syrah, Merlot e Chardonnay, abbiamo vitigni autoctoni, Malvasia Puntinata, abbiamo il Fiano, abbiamo Vermentino, che in teoria si potrebbe anche chiamare abbastanza autoctono, abbiamo il Cesanese. Questi sono i vitigni. E quali sono i principali mercati dove questi vini trovano uno sbocco ideale? Beh, sicuramente la zona di Roma. Per quanto riguarda l'estero, abbiamo il Nord Europa, la Danimarca, la Germania, Svizzera, Belgio, Olanda, ovviamente, poi per arrivare addirittura in Giappone e negli Stati Uniti. Bene, e questa adesione a Vigne di Roma, sperate che vi aiuti di più proprio nel territorio italiano e nel territorio laziale o all'estero? Ma penso tutte e due, cioè più se ne parla meglio è. E diciamo che quello che a noi interessa moltissimo è questo gioco di squadra che si può formare, che non è mai stato fatto, soprattutto nel Lazio. Il Lazio è molto conosciuto, diciamo, per il Colosseo, per altri motivi, diciamo, ma non per il vino, purtroppo. E io me ne accorgo andando spesso all'estero che appunto Roma, quando si parla di Roma, poi noi siamo nel comune di Fiumicino, quindi molto vicini a Roma, quando si parla dei vini dici ma fate anche il vino, lo dicono per ridere chiaramente, ma si pensa sempre di più alla Toscana, al Piemonte, invece il Lazio ha delle eccellenze e noi facciamo parecchi giri all'estero per promuovere i nostri prodotti e stiamo riscontrando un ottimo successo, soprattutto per quanto riguarda i vitigni autoctoni, vogliono la tipicità all'estero, questo è quello che interessa. Avete anche abbracciato subito la nuova DOC, diciamo Roma. Ci avete anche giocato nell'etichetta facendo l'anagramma di Roma con Amor, Orma. E avete scelto quali vitigni da metterci dentro? Il Montepulciano? Allora, nella Roma Rosso DOC c'è il Montepulciano, c'è il Sangiovese e c'è il Cesanese ovviamente da disciplinare. Mentre per quanto riguarda invece la Roma Malvasia Puntinata DOC, è la Malvasia Puntinata al 100%, che è un vitigno autoctono della zona nostra e dei castelli romani. Bene, quindi principali caratteristiche del rosso, quindi del Roma Rosso, che potete riscontrare, diciamo, per raccontarlo ai nostri consumatori. Allora, il Roma Rosso è un vino rosso, non è un vino di struttura enorme, ma è un vino piuttosto godibile, estremamente fruttato, viene fatto parzialmente in cemento, quindi ha questo frutto importante. È un vino che si abbina bene a prodotti tipici romani, formaggi, pecorino, la matriciana per esempio, visto che c'è il cesanese ci sta benissimo, e mentre invece la Malvasia Puntinata è già più aromatico, è più un vino diciamo da aperitivo. Sicuramente si può accompagnare a un abbinamento con qualcosa di più leggero, dove non ci siano troppi aromi, diciamo, importanti. Se tu dovessi scegliere o comunque consigliare o immaginare semplicemente il momento ideale per stappare il Roma Rosso, quale sarebbe? Beh, sicuramente all'ora di cena. All'ora di cena con appunto una cena tipicamente romana, o anche all'ora di pranzo con sicuramente una matriciana, una gricia, ci sta benissimo,
un po' l'idea, diciamo, della, del vino da della fraschetteria, però un po' più, diciamo, carico, sicuramente più simpatico e anche, insomma, un po' più evoluto rispetto al vino da fraschetta. E situazione ideale per stappare invece il bianco? Sicuramente al momento dell'aperitivo.